Salve ragazze, in questo tutorial realizzeremo delle lettere in polistirolo tridimensionali. Quindi ci servirà il polistirolo dei pannelli che troverete da Leroy Merlin a pochissimo prezzo. E dovrete iniziare prendendo le misure che volete dare alle vostre lettere. Io ho deciso di farle sui 20 cm di altezza per 5-5,5 di larghezza. Quindi andrò a comporre la parola home e quindi vado a farmi la prima lettera, quindi la H. Questa è la lettera che ottengo e procedo con tutte le altre, quindi con la O, con la M e con la E. Ecco le quattro lettere. A questo punto vado semplicemente con il taglierino a incidere il polistirolo e quindi a staccare la mia lettera, a ritagliarla. Questo è quello che ottengo. Vado a farlo per tutte le altre lettere. Dobbiamo realizzare due lettere per ogni lettera, quindi devono venire due H, due E, due O e due M, perché dobbiamo farle tridimensionali. Dopo aver fatto quel passaggio, dobbiamo prenderci la misura dell'altezza e della larghezza della nostra H e andare a ritagliare due parti. Vedete? Quella a destra e quella a sinistra. Praticamente un pannello. La parte al centro non dobbiamo farla. E questo è quello che otteniamo. A questo punto andiamo invece a prenderci la parte al centro, quindi la misura della larghezza della parte sopra e della parte sotto dell'H, devono venirci quattro parti. Ora andiamo a incollare i nostri pezzi, quindi prendiamo le due altezze che abbiamo tagliato prima e le mettiamo in questo modo con la colla. Procediamo nello stesso modo anche per le altre quattro parti, quelle più piccoline, e questo è quello che otteniamo. Ora dobbiamo andare semplicemente ad incollare l'altra parte della lettera sopra. Il risultato è questo. Dobbiamo procedere praticamente in questo modo per tutte quante le nostre lettere, ovviamente solo se vogliamo farle tridimensionali. Se voi volete lasciarle semplici così, dovete prendere il polistirolo un po' più largo in modo che rimanga in piedi. Ora vado con della carta vetrata molto fina a carteggiare le parti che sono in eccesso e che risultano brutte, quindi vado a livellarle. Questa è la scritta completa. Vedete? Non è difficile realizzarla, ci vuole un po' di manualità e un po' di tempo. Però, come vi ho detto, potrete comunque prendere il polistirolo più spesso e non realizzarla tridimensionale, ma fare una sola lettera. Ora vado a dipingerla con il mio colore acrilico tortura e il mio pennello. Voi potete decidere qualsiasi colore. E questo è il risultato finale. Spero che il video vi piaccia, che vi sia di aiuto. Se realizzate questo progetto, ovviamente condividete il video qui sotto e taggatemi anche all'hashtag su Instagram DIY I Love Charms. Ciao ragazze!